Splatoon 2, uno dei giochi più attesi per quest'anno dalla community Nintendo, ed è sicuramente anche uno dei giochi che aspetto di più anche per giocarlo con i miei amici. Vi presento una persona che già conoscete, che si sta avvicinando lentamente. Chi segue il canale già lo conosce, ecco per voi lo spagnolo! Ciao, pace a tutti quanti. E dato che lui è un grande esperto, uno dei massimi esperti di Nintendo e anche di Splatoon, mannaggia la madonna. Stavo dicendo, uno dei migliori giocatori di Splatoon, forse uno degli unici che conosco, perché comunque nella mia città è poco conosciuto. Uno dei migliori giocatori che conosce. È vero che non è che abbia tutta questa grande cerchia di conoscenze, e con lui, che è appunto uno che ce ne capisce, volevamo fare questo video su Splatoon 2, quindi le differenze, comunque le curiosità di Splatoon 2, quindi le differenze tra Splatoon 1 e Splatoon 2 e le varie piccole curiosità. Bene, io direi che la premessa possiamo concluderla qui e possiamo passare alle curiosità. Ciao! Mettiamo la sigla. Ma ci c'è la sigla? Non c'è la sigla. Non c'è la sigla. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Non c'è il pane. Io ero uscito e ho detto no, non c'è la sigla. Non c'è la sigla. Quindi ancora siamo senza microfono, perché il microfono è questo. È diviso in due, è complicato. Andiamo a fare le curiosità, va. Prima novità in Splatoon 2 che è stata annunciata è la nuova modalità in coop Salmon Run. In cosa consiste questa modalità nuova in questo gioco, in questo nuovo capitolo di Splatoon? Praticamente dovrai affrontare con altri tre membri, quindi in quattro totali compreso te, faccio bene a dire quattro persone, e una sfida in modalità offline, in locale. Che cosa è successo, ragazzi? Ci siamo visti il direct, abbiamo cambiato tutte le parti che erano inesatte, o meglio le abbiamo approfondite. Non sarà più solo il locale come avevamo pensato un po' tutti, almeno noi, giusto regia? Sì, vero. Avevamo pensato così, ma ci saranno degli eventi dedicati apposta con una cadenza molto breve, si parla di uno ogni 2-3 giorni, dove con il tuo team, la tua squadra, in online si potrà andare ad affrontare questi salmoni robot per conquistare le famigerate uova di salmone. Naturalmente non ci scordiamo il fatto che ci saranno vari tipi di salmonoidi, che saranno da quelli base a quelli più difficili, i famosi boss, e ognuno avrà una funzione, avrà una forza di attacco. È un tipo di attacco diverso, unico nel suo genere. Sono scelti che sono proprio stronzi. Allora, partiamo dal presupposto che mi sono scelto le cose più facili da dire, più brevi, essendo anche poco, tra virgolette, informato sull'argomento. Quindi quelle cose che dirò io sono molto corte, ci metto 2 secondi così mi levo il pensiero. In questo Splatoon, a differenza del primo capitolo, non ci saranno più disponibili le speciali che rendono invulnerabili. Le speciali di immortalità, quale il Kraken e la bolla, sono state rimosse. O meglio, la bolla è stata modificata. Adesso è tipo una grandissima palla di criceto che tu la spingi, mano a mano si riempie di vernice, e poi a un certo punto esplode, ideale per le super mega mischie che ti ci butti a pesce dentro così e muoiono tutti. Invece hanno aggiunto un altro speciale, tra virgolette, di immortalità che ti rende immortale per un colpo a te, ai tuoi alleati vicini, che è l'armatura di inchiostro. Dopo però che vieni colpito una volta, si squaglia, se ne va a fanculo. Anche la palestra ha un look nuovo, ma più che un look a livello concettuale, finalmente è una palestra. In Splatoon 1 la palestra nel poligono, i pupazzi, i sacchi, erano fermi, erano statici, adesso ci sarà una parte fissa e una parte mobile. Quindi ai cari amanti del cecchino si ci potrà finalmente allenare come Dio comanda. Poi diventate come a Brock Lesnar. Quei deltoidi così, i deltoidi, che sono i deltoidi. Ancora un'altra novità, il gear di Quick Respawn. A differenza del primo famoso Quick Respawn, a questo giro l'abilità si attiverà in determinate condizioni. Questo per evitare il formamento di quadruple che porterebbero i giocatori a far sì di essere OP in alcuni ambiti. Il Quick Respawn in questo caso è un'abilità che si attiverà solo nel momento in cui verrai killato più e più volte, ma tu non killerai l'avversario, il famoso scambio bara. Io killo te, tu killi me in contemporanea. Che cosa
cosa serve, insomma, questo quick response? Come dice il termine stesso, a velocizzare il respawn del personaggio e quindi l'ingresso di nuovo nel gioco e nella partita. Per gli ombrelloni? In fondo a destra. A sto giro l'interfaccia di personalizzazione del personaggio comprenderà anche le capigliature. A differenza del primo Splatoon, che erano solo due capigliature preimpostate per il maschio e per la femmina, adesso ci sono tanti tipi di capelli belli, che però non sono capelli, mi pare che siano tentacoli. E in più sarà possibile personalizzare il look che poi verrà dato, messo sopra il vostro amiibo di fiducia. Giusto? È giusto. Una nuova feature che spicca in questo Splatoon 2 è il discorso delle armi a carica. Mentre in Splatoon 1 tu dovevi appostarti, metterti così, caricare, e se ti immergevi perdevi il tiro di carica, a questo giro non sarà così. Anche immergendoci, immergendoci potremmo tenere la nostra arma a carica pronta a colpire. Però per un breve periodo di tempo, perché comunque poi si scarica. Mamma mia, che regia pignola, Quale cosa le facciamo bene? Bellissima novità, personalmente è quella che ho preferito di più, con tutto che può sembrare la più semplice, è il nuovo layout di gioco, o meglio la cornice in-game durante le partite, match o amichevoli all'interno di Splatoon 2. La differenza del primo qual è sta? Che mentre nel primo c'erano semplicemente le icone e quando moriva esempio un giocatore, avversario o compagno di squadra veniva barrata la X, a questo giro, oltre ad avere un tocco grafico più urban, meno cartunesco, vedremo all'interno di queste icone la speciale, quando verrà attivata, che brillerà, e soprattutto l'arma principale, la main, che il dato giocatore sta usando. Molto utile per quanto riguarda il discorso del competitivo. Altra novità, sempre molto relegata al competitivo, è l'assist skill. Nel precedente Splatoon venivano messe, durante i risultati finali di partita, le kill fatte e le kill subite. A questo giro sarà messo anche l'assist skill, ovvero quanto avrete partecipato all'interno dell'azione, avrete fornito l'assist al vostro compagno di squadra per beccarsi lui la kill, ma voi un assist. Tassoni finita. La modalità storia di questo Splatoon è il seguito diretto del primo capitolo e a quanto pare la trama, la storia sarà più longeva, durerà più ore di gioco e inizierà la trama con la scomparsa di una delle Squid Sister. E in più sarà possibile personalizzare il nome del personaggio che andrà in missione, puoi anche chiamarlo Gianfranciccio, ci darai il nome che vuoi, chiamalo come cazzo ti pare e puoi fare questa cosa, tutto qua, niente di esorbitante. In aggiunta per la modalità storia c'è il fatto che adesso le guest star sono cambiate, adesso abbiamo le Tentacool come il Pokémon e sono Alga e Nori che cantano, questo fanno, non so perché lo volevamo dire ma l'abbiamo detto, fanno il TG, vedi adesso Alga e Nori special guest TG scimmia by Space Monkeys. Cari giocatori di Pro, adesso finalmente non ci sarà più un solo rango come avveniva in Splatoon 1, ma ci saranno ben 3 ranghi da raggiungere ognuno in base alla modalità. Quindi troveremo il nostro livello Pro per la zona, il nostro livello Pro per Bazookarp e il nostro livello Pro per Torri. Chi come me in Torri fa schifo, dovrà allenarsi se vuole arrivare al livello massimo. E se vi allenate entrate nel nostro clan, i provoloni piccanti. Cioè non scordiamo il brand, è importante la comunicazione. Signori e signore, giocatori di Splatoon, questa è una notizia davvero molto 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 importante. Ricordate i bei tempi in cui in Splatoon 1 dovevi morire e pregare con il rosario in mano quando andavate dal caro Ricci per rollare i vostri gear, le vostre maglie, i vostri cappelli, le vostre scarpe, sognando la vostra quadrupla, non lo so, di attacco, di difesa, chi come me di difesa. A questo giro sarà ben diverso. Ci saranno due barre, la classica la conosciamo già, è la barra esperienza per far sì che ogni accessorio, ogni maglia, ogni scarpa sblocchi i vari gear sotto di esso. Ci sarà quindi sempre la main gear che sarà immodificabile e l'1, 2 o 3 slot vuoti che si riempiranno nel proseguio dell'esperienza di gioco in base ai punti acquistati. Ma se vogliamo scambiare i gear, sarà possibile?
In Splatoon 2 sì, riempiendo una seconda barra di esperienza che ti permetterà di scambiare all'interno del tuo set di maglie, vestiti, accessori, chi ne ha più ne metta, i gear tra una maglia e l'altra. Questo ti permetterà di fare il tuo set come meglio lo preferisci, con molta più facilità e soprattutto senza aiuti di programmi esterni. Chiacchierato, mi capisce e sa di che parlo. Altra piccola curiosità, non è stata annunciata a quanto pare una limited edition del gioco, però su Amazon è possibile preordinare una versione di Splatoon 2 con dentro il taccuino, l'agenda, che non so che cazzo te ne fai, però può essere utile per, non lo so, che cazzo te ne fai di un'agenda, però è un qualcosa per, tra virgolette, collezionisti, che stai facendo con la mano? È una cosa per i collezionisti e chi ama il gioco forse potrebbe apprezzare questa sorta di variante all'acquisto. La città di Inkopolis ha sempre il suo fascino e ha sempre i suoi negozi. A questo giro i venditori saranno diversi, tranne uno. Scopriamo chi è? È Sheldon, il venditore di armi, che gli hanno cacciato l'abilità di parlare, per meglio dire. Se non volete sentirvi i suoi discorsi molto lunghi, basterà cliccare un tasto e mandarla avanti, cosa che non è successo con me. Abbiamo Flo, la venditrice di cappelli, con uno stile molto hippie. Bisk, il venditore di scarpe, il tizio della Footlooker, che ha un look uscito da una discoteca strafattissimo. E poi abbiamo lo stilosissimo Gelfonso, con il suo cravattino, la medusa col cravattino, che vi venderà la parte superiore delle maglie. Gelfonso è un noto omosessuale, infatti è Gelfonso signorino. Esatto. Brutto questo. Non taglio niente, no. Ci sono delle nuove armi che saranno integrate all'inizio del gioco e saranno, ad esempio, il blaster a mischia, che sarà un blaster, da quello che abbiamo capito, molto molto rapido e che ci incuriosisce tantissimo. Anche le nuove doppie pistolette, non mi ricordo il nome, ma le chiamiamo le doppie pistolette, è stata fatta una variante che permette una capriola più rapida rispetto alle classiche che abbiamo già visto in precedenza. È stato fatto anche un rullo, che è un ibrido tra un rullo normale, un rullo splat e un rullo carbonio, perché ha una elevata velocità di colpo, ma permette, a differenza del rullo normale, una gittata più lunga, quindi è tutto da scoprire. Altre mappe, armi, accessori, vestiti saranno rilasciate da qui ad un anno, quindi dall'uscita del gioco, che ricordiamo 21 luglio 2017, ad un anno, quindi al 21 luglio 2018. Stay tuned. Vedi che stiamo registrando già. Ah, ok. Non è una foto. No, abbiamo finito di dire queste scempiaggini. Siamo stati. C'era uno che faceva le ombre. Sì, dovevo essere il cinese che faceva le ombre. Sì. Devi sapere che ci sono i rosali che vendono le rose e i cinesi che fanno le ombre, giusto? Sì. Quindi queste erano le cose diverse fra Splatoon 1 e Splatoon 2, curiosità e cose carucce che possono piacere e interessare ai più. Soprattutto abbiamo avuto le ombre. Soprattutto abbiamo avuto le ombre, uno spettacolo di ombre gratis. Questo canale vi offre queste cose e voi non l'apprezzate. Logicamente ci sarà un cambio di audio, perché logicamente quando registro con la Reflex ho un audio, quando metto il microfono l'audio sarà un poco più pulito, però bene o male, capiteci, con un microfono tanto, due persone, dove cazzo... Dove, aspetta, sarei dovuto stare così? Figaro. E non è comodo stare così, ma mo è spento, quindi non si vede. Dove stare così tutto il tempo, manco lo vedete, anzi, vedi, non si vede perché c'è lo sfondo nero, quindi non ti faccio... Sembra un idiota che sta così, come gli italiani fanno le cose. Bene ragazzi, io ringrazio Spagnuolo per aver partecipato a questo video. Lascio perché lui... Spagnuolo? Perché Spagnuolo. Lascio a lui saluti finali, ciao! E niente ragazzi, che io vi saluto, vi aspetto alla community Blood Inc. Posso farmi la marchetta? Sì. Anche sul canale YouTube Blood Inc. Salutiamo gli amici di Space Monkeys, Portal Games, ma soprattutto vi dovete iscrivere al canale di... No, io non ci sono, io sono andato via, non è vero. Di un certo Blill 87. No, aspetta. Cosa? Metti una parolaccia finale. Merda! Un attimo, ciao ragazzi, io vi abbandono. Vi lascio i miei occhiali, porta fortuna. Non ce l'ho io il microfono, non ti senti tu?